semplice, si rivolge a tutti con un linguaggio accessibile, racconta temi di grande fascino, quali quelli del folklore, perché la paura e la superstizione sono elementi archetipici che colpiscono e affascinano tutti. Lo fa basandosi su ricerche storiche, quindi è un prodotto preciso che racconta in maniera completa ma leggera parti oscure dell'essere umano che secondo me è giusto approfondire. Tantissimi studiosi negano completamente la possibilità che vi fossero vampiri nel folklore del mondo classico, altri danno a diverse figure del folklore classico l'epiteto di vampiri, sbagliando a mio avviso e secondo anche altri autori. Trovasse un corpo scarnato e carico di catene. Si cercò chi potesse essere, ma non si poté rilevare alcuna cosa. Si fecero al morto convenevoli funerali, si diede sepoltura a quelle ossa, né mai più fu molestata quella casa. Questo è l'unico esempio di Revenant, recente, relativamente recente, 1570, che è stato recuperato, ma che ci permette appunto di aprire, come avete visto la descrizione non è assolutamente quella del classico vampiro, ma è quella di un corpo scarnificato, coperto dalle catene, che probabilmente in vita non aveva avuto quella degna sepoltura cristiana che gli consentiva la pace eterna. La collana si chiama Art Gothic, è una collana che abbiamo studiato con Ermatena per raccontare importanti figure del folklore, quindi figure dell'immaginario, dal punto di vista storico e antropologico, cioè cercare di capire dove nasce una superstizione, come si sviluppa, perché si sviluppa e come si trasforma nei secoli. La prossima uscita è prevista per novembre del 2013 e tratta del concetto di morte, cioè l'idea della morte dal Medioevo a oggi, come è mutata e soprattutto cosa ha inventato il Medioevo nei confronti dell'aldilà, che è tantissimo, e ve lo preannuncio, è tantissimo, quindi abbastanza da scriverci un libro.